Ciao a tutti amici di TecnoAndroid, siamo giunti finalmente alla recensione completa di Oppo Find X3 Pro 5G. Nuovo smartphone top di gamma di casa Oppo, uno smartphone, vi dico soltanto, assolutamente bellissimo. Scopriamo insieme nella nostra recensione completa, subito dopo la nostra sigla. Oppo Find X3 Pro 5G, come sempre nomi lunghissimi, non so perché, ha all'interno della confezione una bellissima cover. Bellissima la cover, in dovrebbe essere silicone comunque nel retro, è rugosa, quindi sostanzialmente va in netto contrasto con il display che è in plastica simil vetro, liscio invece lucido, traslucido di questo dispositivo, che rende questo smartphone, la cover così come lo smartphone stesso, bellissimo. Quindi sostanzialmente il vero punto di forza di questo dispositivo, di questo smartphone, è la bellezza. È uno smartphone assolutamente fantastico e completo in tutto. È probabilmente negli ultimi anni lo smartphone più completo che abbia mai visto, visto che per l'appunto potrei dirvi tantissime cose positive di questo smartphone, ma basta che ve ne venga in mente una e sicuramente sarà positiva. Vi parlo dell'unico difetto che onestamente ho trovato, ma che non mi crea particolare problema: lo zoom 20x digitale. Rispetto alla concorrenza è un po' pochino, specialmente se rapportato ad altri competitors che arrivano veramente a distanze di gran lunga superiori con veramente un'ottima qualità. Però su tutto sommato, se non siete degli spioni e non dovete andare a cercare, distanze proibitive, io non trovo altri difetti in questo dispositivo. È veramente fantastico, perfetto e migliore, secondo me, rispetto agli altri competitors da ogni punto di vista. Cioè non c'è proprio null'altro da poter criticare a questo device, che comunque raggiunge un prezzo importante di 1.149 euro, ma comunque più basso rispetto ai veri contendenti, con rapporto tra l'altro migliore anche a livello non solo di performance, ma proprio anche a livello di caratteristiche e di hardware montato. Bene, ho già parlato troppo delle mie impressioni. Diciamo che questa recensione rispetto all'anteprima che è uscita settimana scorsa ha poc'altro da aggiungere, se non un test più approfondito e più specifico di determinate funzionalità. Come vi avevo detto, quindi, sostanzialmente la bellezza di questo dispositivo è data specialmente nella curva, che viene definita Impossible Curve, nella parte posteriore, che rende per l'appunto la fotocamera non sporgente e brutta tipo pugno in un occhio, ma molto più delicata, soave, raffinata e quindi di conseguenza più bella semplicemente alla vista, ma al tempo stesso permette comunque di non incastonarla all'interno del dispositivo, mantenendo un spessore molto molto sottile di circa 8 mm, un peso di 193 grammi, quindi che si tiene molto bene in mano, con un utilizzo a una mano che comunque non è impossibile, ve lo posso assicurare, quindi soprattutto grazie al peso non generoso si può anche utilizzare se avete delle mani grandi tipo le mie, in maniera abbastanza agevole. Come vi dicevo, poi il display è veramente bello. Onestamente l'abbiamo provato in ogni condizione di luminosità, che sia in fase notturna o in fase diurna, la regolazione del colore è veramente perfetta, fantastica. Si vede benissimo sotto la luce diretta del sole, in fase di notte, come vi dicevo, con una risoluzione, una definizione elevatissima. Ricordiamo QHD+, risoluzione e densità di 525 ppi. Abbiamo poi un refresh rate a 120 Hz, rispetto ai 90 Hz non cambia tantissimo, ma vi ricordo che la differenza tra i 60 e i 90 è veramente abissale. Questi 120 Hz comunque possono essere soltanto un plus,
perché rendono poi il dispositivo veramente fluido e bello alla vista nell'utilizzo quotidiano. Merito poi sicuramente senz'altro anche dell'ottima Color OS, giunta in questo caso alla versione 11.2 e naturalmente di Android 11. A parte questo, a livello di display bisogna aggiungere che ha uno screen to body ratio del 92,7%, in linea con gli altri competitors, specialmente nella parte anteriore, e io oserei dire praticamente identico agli altri competitors. Si caratterizza per una grossa differenza invece nella parte posteriore, che sinceramente a gusti personali io trovo migliore rispetto alle altre. Per quanto riguarda la fotocamera, anche qui è stato fatto un lavoro egregio. A parte l'unico difetto di cui vi avevo parlato, quello zoom, chiamatelo difetto perché comunque stiamo parlando di uno zoom ibrido 5x zoom ottico 20x, fine 20x si vede benissimo, io intendevo più che altro una dimensione, quando si va a fare uno zoom più profondo, altri smartphone permettono di andare oltre quei 20x, che onestamente a me bastano e avanzano. Abbiamo comunque un dual flash LED nella parte posteriore, 4 moduli cam, 2 sensori Sony IMX, nello specifico 766, stabilizzazione ottica, stabilizzazione naturalmente digitale, messa a fuoco per uno dei suoi due sensori, quello wide angle omnidirezionale, significa che i soggetti all'interno della fotocamera possono essere anche più soggetti messi a fuoco contemporaneamente, ottimo per le fotografie ad esempio di gruppo piuttosto che i video con tanti oggetti in movimento. Fotocamera, seconda fotocamera da 50 megapixel, ultra wide angle, anche qui sensore sempre Sony IMX766, che è il top di gamma dei sensori mobile. Fotocamera, terza fotocamera, sensore da 13 megapixel, telefoto, anche qui le fotografie vengono molto bene, ben definite, colori quasi perfetti. E soprattutto in notturna abbiamo trovato quel piccolo upgrade rispetto al passato, che sicuramente può essere apprezzato dalla maggior parte delle persone, insomma. Infine, macro con messa a fuoco automatico, 3 megapixel, anche qui sicuramente è stato fatto un ottimo lavoro. Quindi sostanzialmente queste quattro fotocamere lo differenziano poi da quegli smartphone che sono leggermente al di sotto a livello di prezzo, e comunque per altri aspetti sarebbero da definire top di gamma. Quindi all'interno di un prezzo che comunque è inferiore rispetto a smartphone che hanno lo stesso comparto fotografico, abbiamo un dispositivo veramente veramente unico. Video infine, come vi dicevo, ripresi in 4K a 60-30 fps. Io mi soffermo soprattutto sui 4K perché poi lo slow motion è solo in full HD o HD a 480-240 fps. Sostanzialmente 4K gestisce bene anche la stabilizzazione, quindi video che sono più che performanti in generale se ripresi con questo dispositivo. Certo, non potete aspettarvi un video diciamo professionale, però senz'altro la qualità è più che è buona. Video ripreso in 4K a 30 fps con il nuovissimo Oppo Find X3 Pro 5G. Come vedete sto camminando tranquillamente, anzi anche passo abbastanza svelto. La stabilizzazione è molto molto buona, tiene benissimo in generale, e anche i colori sostanzialmente sembrano essere piuttosto buoni, nonostante siamo per l'appunto in fase notturna con grand'angolo. Tra l'altro questa è la funzione 1x nello specifico. Ritorniamo qui, andiamo a effettuare il 2x zoom e 5x, possibilità poi di allungare ancora fino ad arrivare al 20x. Naturalmente va un attimino più a sfocare, però la qualità rimane comunque buona. Veniamo invece alle performance, che onestamente per quanto riguarda tutti gli smartphone finora top di gamma presentati durante l'anno mi sembrano le migliori in assoluto. Quindi tra tutti gli smartphone da me testati, da noi testati a livello di testata giornalistica, ritengo che questo qui sia in assoluto il più performante, quello che non si è mai impuntato in nessuna occasione e quello anche più bello da vedere a livello di fluidità degli stessi menu. Questo grazie ai 12 GB di memoria RAM LPDDR5,
ha la memoria da 256 GB interna, in questo caso UFS 3.1, quindi stiamo parlando proprio del top di gamma assoluto da questo punto di vista. L'altra cosa che mi è piaciuta tantissimo, che lo differenzia rispetto a tutti gli altri top di gamma da noi testati, è la batteria. 4500 mAh, ma che grazie all'ottimizzazione del processore e dell'interfaccia software insieme al sistema operativo riescono a raggiungere tranquillamente il giorno e mezzo di utilizzo, anche con un utilizzo medio intenso. Quindi veramente ottimo lavoro, che poi se andiamo ad aggiungere la SuperVOOC Charge a 65W non ha proprio paragoni, perché veramente in 20-30 minuti riusciamo a caricare da 0 a 100 lo smartphone. Questo potete immaginare bene quanto possa essere utile soprattutto in ambito lavorativo o per chi viaggia spesso, purtroppo, ai noi. Non si può più fare, però in futuro, se si dovesse tornare a poter viaggiare, è di un'utilità mostruosa. Senza poi dimenticare anche la AirVOOC Charge per quanto riguarda la ricarica wireless, che è a 30W, quindi anche in questo caso una delle migliori in commercio. Per farvi capire poi quanto è completo questo smartphone e quanto funzioni bene sotto ogni punto di vista, e perciò potrebbe durare tranquillamente anche un 3-4 anni, direi, a livello di performance come qualità, troviamo Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB Type-C 3.1, audio Dolby Stereo, nello specifico, e anche resistenza ad acqua e polvere IP68, quindi sostanzialmente lo possiamo utilizzare addirittura, cioè potrebbe andarci l'acqua sopra senza alcun tipo di problema, come ben saprete. I colori sono soltanto due, sono il Glass Black o il Glass Blu, entrambi li ritengo molto carini. Noi stiamo testando il Glass Black, onestamente lo preferisco nella versione Glass Blu, però poi sostanzialmente, vi dicevo, c'è la cover integrata all'interno della confezione, come il la SuperVOOC Charge che è presente in confezione, e quindi di conseguenza anche per chi non dovesse piacergli la colorazione può cambiare con una cover veramente di ottima qualità già presente in confezione, l'estetica del dispositivo, insomma. Bene, ripetiamo infine il prezzo: 1.149 euro, già di per sé lo ritengo un prezzo onesto rispetto alla media di mercato, ma se dovesse scendere ancora di una cinquantina, anche centinaio d'euro, veramente sarebbe in assoluto un best buy, perché questo al momento, ad oggi, è lo smartphone più completo da me testato. Bene, per questa recensione è tutto, io spero vi sia stata utile, alla prossima, un saluto a tutti da Gianluca. Per ulteriori dettagli, recensione completa in descrizione. Ciao!